Caratteristica principale della seppia, come tutti i cefalopodi, è quella di avere il capo circondato da una serie di tentacoli. In questo caso, due braccia tentacolari più lunghe, retrattili e dotate di ventose, e 8 tentacoli di minori dimensioni, ma sempre ricoperti da ventose. Il corpo della seppia è ovale e schiacciato, come ovale schiacciata è la conchiglia interna, il famoso osso di seppia, che rimane coperta dal mantello. Il corpo inoltre è interamente bordato da due pinne di uguale altezza, che nella zona posteriore risultano separate. La bocca è dotata di due mascelle cornee che sembrano un becco di pappagallo. Gli occhi sono grandi e le pupille molto strette. Hanno una forma simile all'omega dell'alfabeto greco. Raggiunge una lunghezza massima di 35 cm e non ha una colorazione definita perché, essendo dotata di un eccezionale mimetismo, assume sempre il colore dell'ambiente che la circonda. La seppia si riproduce deponendo uova a forma di pera, grosse come piccoli acini d'uva. Proprio per provvedere alla fecondazione della femmina, uno dei tentacoli del maschio, che prende il nome di ectocotile, subisce una trasformazione in modo tale che, al posto delle ventose, ci siano dei sacchetti trasparenti in cui è contenuto lo sperma. Al momento della riproduzione, questo braccio penetra sotto il mantello della femmina, fecondandola. Le uova vengono quindi deposte in grappoli e fissate a corpi sommersi e le larve, subito dopo la nascita, presentano già le caratteristiche degli individui adulti. Il cibo preferito della seppia è costituito da crostacei e piccoli pesci, che cattura utilizzando le due braccia tentacolari prensili. Queste braccia vengono in genere tenute retratte, ma quando qualche ghiotto boccone le passa a tiro, la seppia le allunga con eccezionale rapidità e afferra la preda e se la porta alla bocca. Molto comune nel Mediterraneo, la seppia si può trovare alle più diverse profondità, da pochi metri a 100 metri e anche più. Se ne sta in genere sui fondali sabbiosi e fangosi, con una spiccata preferenza però per le zone dove sono presenti anche fioriture di alghe. Qui si aggira a pochissima distanza dal fondo, nuotando in posizione orizzontale, utilizzando le pinne che circondano il suo corpo. Quando vuole arretrare, poi, innesta la retromarcia espellendo violentemente l'acqua dal sifone, come fanno anche gli altri cefalopodi. Quando invece è stanca, si adagia mollemente sul fondo e spesso si ricopre addirittura con un leggero strato di sabbia o di detriti, in modo tale da diventare quasi invisibile. Nel caso venga disturbata, infine, la seppia mette in fuga i suoi assalitori spaventandoli con l'emissione di una sostanza nera, ovvero il famoso inchiostro contenuto in un'apposita sacca. Una delle tecniche più diffuse per la pesca alla seppia è appunto dalla barca, che si pratica sia con esche naturali che con esche artificiali e consiste appunto nel calare l'esca da un'imbarcazione e nel trainarla lentamente sul filo della corrente. Questa tecnica di solito viene praticata all'esterno delle dighe frangifrutti o all'esterno dei porti, su fondali misti di roccia e sabbia e le foci dei fiumi. La stagione di pesca va da fine estate agli inizi della primavera, con la sua massima attività nei mesi invernali. Gli orari più attivi sono quelli notturni, quando le seppie sono solite ad alimentarsi.
sono possibili catture anche all'alba o al tramonto, oppure durante le ore della giornata, in presenza di cielo coperto e acque velate. Per quanto riguarda la pesca da riva, che a mio parere è molto, ma molto, ma molto più divertente, vi lascio i link giù in descrizione dei video che ho fatto, appunto dedicato alla seppia, a questa bellissima tecnica che è l'edging, ok? Vi lascio il link giù in descrizione, dategli uno sguardo e passiamo ai saluti finali. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se avete qualche dubbio non esitate a commentare oppure a contattarmi in privato sulla mia pagina Facebook Pesca nel DNA, va bene? Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un bel commento. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina per ricevere ogni notifica di ogni video e noi ci vediamo alla prossima. Ma la cosa importante, mi raccomando, tutti a pesca, eh! Ciao belli!